Good morning role players, benvenuti alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Strano, oggi il volume della musica è più alto del solito. L'ho abbassata un po', speriamo si senta bene. Comunque, comincia questa settimana con la musica alta, quindi è una settimana rock and roll. Comincia questa settimana con un po' di fresco finalmente. Si riesce a respirare, almeno spero anche dalle tue parti, spero anche dove abiti tu, che si riesca un attimo a respirare, perché qua c'è l'aria fresca, mattutina, bella fresca. Oggi siamo in anticipo per ovvi motivi. E oggi volevo raccontarvi un po' di cosuccia. Intanto, sempre riguardante il Game Chef questa volta, è arrivata la prima recensione al nostro gioco. È una recensione abbastanza critica, è una recensione che mi aspettavo venisse fatta così, perché ho avuto modo di parlare con il recensore prima, che mi ha chiesto delle informazioni riguardo al gioco. E è una recensione che mi ha fatto capire molte cose. Ed è quello che deve fare una recensione, no? Cioè, è proprio quello di criticare un lavoro dove questo lavoro non funziona e comunque, eventualmente, allora, non dire cosa fare, infatti non è stato detto, più o meno. Ci sono stati dati dei consigli su cosa aggiungere, ma eventualmente non è stato detto niente di cosa cambiare, cosa non cambiare, nello specifico. Semplicemente che il gioco era poco chiaro. Game Chef è quella palestra dove scrivere giochi e provare a scrivere giochi ti insegna proprio a... ti insegna come si fanno i giochi, te lo insegna nella buona o nella cattiva maniera. I primi anni sono stati traumatici proprio perché io sono stato molto critico nei confronti degli altri dopo che gli altri sono stati molto critici nei miei. È un atteggiamento sbagliato, ovviamente era il primo anno, ero un giovane idiota e ho criticato dei giochi male, quando poi alla fine mi sono dovuto ovviamente ricredere e ho anche contattato l'autore per questo, gli autori per questo. Però appunto sbagliando si impara, ed è proprio qua il trucco del Game Chef, sbagliando si impara, è perché è un posto dove vieni criticato ma non vieni giudicato. Cioè, tutti sanno che tutti hanno avuto poco tempo e poche parole per scrivere un gioco su ingredienti assurdi, perché ogni anno che passa diventano sempre più strani. E voi non avete forse neanche partecipato a quel famoso anno in cui gli ingredienti erano delle immagini. Quello sì che era un anno strano, e quello dove gli ingredienti erano dei post di The Forge, quello sì che era un anno strano. Però vedo che la tendenza è quella di introdurre argomenti sempre più involontariamente, perché poi il tema quest'anno era strano e gli ingredienti erano proprio poco incollati tra di loro. Finora devo dire che non ho letto un gioco che includesse levitare. Però chiudo questa piccola parentesi, perché so che ce ne sono di giochi che hanno incluso levitare. E detto questo, ci saranno delle recensioni di insieme alle altre rubriche, insieme a Good Morning Role Players. Ci sarà anche una rubrica specificatamente dedicata al Game Chef e alle recensioni dei giochi del Game Chef. Quindi si discuterà in maniera molto rapida, senza fare una vera recensione approfondita, quale che può essere proprio quella del peer review, ma si discuterà comunque dei giochi che sono stati pubblicati per quest'anno al Game Chef. E lo faremo noi di GDR Unplugged, ovviamente. Servizio proprio completo, una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo e che è successo durante questo contest che
riteniamo essere uno dei più, almeno io ritengo essere, parlo per me, ritengo essere uno dei contest più belli mai realizzati, in tutt'ora in realizzazione e meglio organizzati, di giochi di ruolo. Se avete sentito un rumorino simpatico, sono io che entro in autostrada e prendo il biglietto. Quindi, detto questo, noi ci sentiamo domani, perché stiamo già andando lunghi con questa puntata. Fatemi sapere se, avendo partecipato a questo Game Chef o a quelli passati, anche per voi il Game Chef ha dato questa sensazione di... quindi prima di lasciarci vi faccio questa domanda, ci ha dato questa sensazione di palestra, di luogo di apprendimento, di prova, di questa grande sala prove dove tutti quanti provano a sporcarsi le mani, a farsi del male, perché fra virgolette comunque c'è il rischio, e poi ad ottenere qualcosa che può essere o uno spunto per un gioco completo o semplicemente idee sparse che possono tornare utili per futuri giochi, oppure anche solo un briciolo di come dire, di credere in se stessi, di autostima, di dai che ce la puoi fare, perché questo è anche quello che manca nel mondo del game design. Tante volte è difficile trovare qualcuno che volontariamente ti dà una pacca sulla spalla e ti dice guarda che questo è un gioco bello, ma gli amici ci sono, e il gruppo, i gruppi che parlano di giochi di ruolo indipendenti ci sono, cioè, però avere proprio quella review tecnica non è per tutti, non tutti hanno questa possibilità, e quindi il Game Chef lo diventa. Bene, detto questa cosa, io vi lascio e come sempre, come tutti i giorni, rock and roll play.